dopo una prima edizione di grande successo torna il Bel Canto Ritrovato, questa manifestazione che intende dare valore ai compositori meno noti del primo dell'Ottocento, però meno noti oggi, in quel momento invece erano osannati dal pubblico. Dopo la storia traccia una riga e oggi ricordiamo Rossini, Bellini e Donizetti, ma i Coccia, Vaccai, Nini, Persiani erano grandissimi compositori e che ci hanno lasciato tantissime opere, oltre 120 sono le opere che abbiamo già monitorato e dalle quali cercheremo delle arie, sinfonie e anche delle opere intere da riproporre, e quindi un'operazione di archeologia musicale che ci restituisce musica bellissima e potremmo anche dire nuova, perché pochissimi hanno ascoltato queste composizioni. Saul, quali sono i luoghi, quindi le città che andrete a toccare con il Bel Canto Ritrovato? Sì, in realtà saranno 5 città, Pesaro, Fano, Urbino, Recanati e Matelica. Infatti abbiamo un corollario, possiamo dire così, di sostenitori, di amministrazioni pubbliche e tanti sponsor privati, e quindi ad esempio con la Regione Marche ogni anno abbiamo deciso di valorizzare un paio di luoghi preziosi. Quest'anno saremo sul Colle dell'Infinito a Recanati e al bellissimo Teatro Pier Marini di Matelica. A Pesaro, Fano, Urbino gli spettacoli di debutto, a Pesaro ci sarà l'opera Il Birraio di Preston, a Fano e Urbino il concerto I Nostri per Rossini e altri appuntamenti e conferenze. Luigi Ricci oltretutto sarà il main composer di questa edizione, un grandissimo compositore napoletano che viene definito come il leader dell'opera buffa post-rossiniana. Rossini termina nel 29 con la composizione del Guglielmo Tell, di lì in avanti fino al cambio estetico del melodramma italiano c'è questo grande compositore Luigi Ricci, appunto quest'anno il Birraio di Preston è già diciamo sulla volontà di tutti, sia i musicologi che gli spettatori che ci seguono. Dove possiamo acquistare i biglietti? Allora sì, trovate tutto nei nostri canali social, le informazioni, c'è anche il sito Il Bel Canto Ritrovato, oltre che quello dell'Orchestra Rossini, saranno online su Viva Ticket, oltretutto non ci sarà la commissione per l'acquisto online, quindi i prezzi che vedete indicati nei nostri materiali sono i prezzi che troverete con l'acquisto online.